se non ci fosse la bellezza noi non avremmo la possibilità di guardare il brutto per quello che è, magari saremmo anche assuefatti al brutto. Non c'è soltanto la bellezza, quella immediata delle forme architettoniche, dell'armonia, c'è anche una bellezza sociale, c'è un qualcosa che tutti quanti consideriamo bello. Il brutto è non rispettare quello che tutti quanti consideriamo bello, le coste per esempio, la natura, la democrazia, i valori, cioè quelle cose piene che sono la sostanza nella società liquida. Quindi questo è un po' per me la bellezza, cioè quelle cose davvero concrete e piene di senso dentro una società che tende invece a vanificare, a diventare un po' vaporosa, reiforme. È un dato oggettivo. È un dato oggettivo se riconosciuto, soggettivo se non è riconosciuto. E quando non è socialmente riconosciuto, il rischio di annunciare e proclamare la bellezza ma essere considerati pazzi, Giordano Bruno, è lì.